Buongiorno a tutti, bentrovati sul nostro barefood.com channel. Oggi intervista di un certo livello, perché è con noi la dottoressa Micaela Pallini, che è il nuovo presidente di Federvini. Benvenuta. Buongiorno, benvenuto, grazie. Prima di tutto non possiamo non partire, direi, quindi da questo dettaglio, che poi dettaglio non è, soprattutto considerando la soddisfazione probabilmente di andare a rappresentare una categoria, essendo poi partiti tra l'altro da una branca, diciamo così, che magari è più relativa a dei prodotti che non erano specificamente vini, poi però siete arrivati, lei è arrivata appunto a rappresentare l'intera categoria. Beh, anzitutto bisogna specificare che Federvini, nonostante il nome, ha tre gambe, rappresenta vini, spiriti e aceti, quindi sono tre gambe, tutte e tre hanno la loro importanza e effettivamente erano molti anni che non c'era un rappresentante del settore spiriti, o meglio un liquorista puro a rappresentare la federazione. In assoluto poi credo che un esponente dell'industria romana non ci sia mai stato. Quindi direi una soddisfazione doppia. Nello specifico, tra l'altro, considerando che appunto il suo nome è ovviamente relativo all'eccellenza, anzi alla eccellente qualità del Made in Italy, il Made in Italy nello specifico è comunque un settore che ha sempre avuto un valore sia in loco che per quello che riguarda l'export, direi impossibile da non considerare. Assolutamente, direi che tutte le aziende di Federvini, quindi tutte e tre le gambe, sono per natura vocate all'internazionalizzazione e all'esportazione, assorbono buona parte della nostra produzione e del nostro fatturato. Quindi noi anche come azienda, la mia azienda, la Pallini S.p.A., esporta oltre l'80% della propria produzione. E i mercati principali di tutti e tre i settori sono molto simili, dove gli Stati Uniti e la Germania ricoprono il primo e il secondo posto, per gli aceti in termini invertiti. Poi il terzo mercato, diciamo, di elezione cambia un pochino, come può essere l'Inghilterra, per esempio nel caso di vini e spiriti, oppure per quello che riguarda gli aceti mi sembra sia la Francia. E quindi noi è anche dall'internazionalizzazione che dobbiamo ripartire tutto il nostro settore. Si parla proprio di ripartenza, di riapertura, di ritorno alla socialità, ma anche noi chiediamo infatti un sostegno al governo concreto e costante per quello che riguarda le esportazioni e le attività all'estero. Ottimo, lei tra l'altro ha più volte segnalato adesso, per l'appunto sono questi tre settori che compongono l'intera realtà. Lei ha parlato anche della riapertura, quindi di fatto del futuro, guardandoci già alle spalle però come ciascun settore ha reagito alla pandemia e quale, ai suoi occhi, insomma, come può descriverci la situazione di ciascun settore adesso? Ma guardi, vini e spiriti, almeno i vini che fanno parte della nostra federazione, in qualche maniera hanno sofferto in egual misura, ovvero sia la chiusura contemporanea in quasi tutto il mondo del settore Horeca ha colpito tutte le aziende, sia dei vini che degli spiriti. Il settore degli aceti, avendo magari una predominanza nel mercato retail, soprattutto insomma, in alcuni mercati, forse ha sofferto un po' meno, però anche per loro il settore Horeca è molto importante. Quindi noi stiamo guardando insomma, con molto favore al fatto che la campagna vaccinale stia andando bene, che le riaperture stiano procedendo in tutto il mondo, perché non dobbiamo pensare solo all'Italia, ma quando si parla di aziende del calibro dei nostri associati che nel campo del vino spaziano da Antinori, che è l'attuale presidente del settore vino, a Mastro Berardino, per esempio, che è vicepresidente della federazione, oppure nel nostro settore sempre Campari, che anche rappresenta la federazione come l'altra vicepresidente, Montenegro piuttosto che Branca, sono tutte aziende importanti sia in Italia che all'estero, quindi ci stiamo riprendendo, stiamo guadagnando fiducia, diciamo, verso il futuro. Sembrerebbe appunto che la situazione sta andando verso una soluzione positiva, non lo vorrei dire troppo forte, però comunque sia l'estate sia la campagna vaccinale sembrano dare dei risultati per ora positivi. Il problema è che non possiamo ripartire da soli, quindi soprattutto per il mercato nazionale noi vogliamo affiancare i nostri clienti, senza i quali i nostri prodotti, soprattutto quelli di maggior pregio, non trovano uno sbocco sul mercato, perché senza la ristorazione, senza i bartenders, senza comunque
un'oreca di livello e noi non possiamo spiegare i vini più raffinati, i cocktail più complessi. Quindi noi siamo a fianco al settore oreca per chiedere un sostegno di cui ha bisogno per ripartire e anche e soprattutto per il turismo, che per il nostro paese è molto importante. È un fondo, una prima forma di esportazione, se vuole. Direi assolutamente, non soltanto come prodotti, ma come immagine soprattutto. Rimanendo nel contesto della pandemia, del lockdown, quindi della domanda precedente che le ho fatto, lei ovviamente mi insegna che il consumo di vino e di spiriti casalingo è per forza di cose aumentato, andando in qualche modo quindi a correlarsi con la problematica, direi problema e problematica, del consumo responsabile. Assolutamente. Quindi la. Prego. Prego, prego. Il consumo responsabile, secondo me, è assolutamente, è da sempre uno dei cavalli di battaglia di Federvini. Noi promuoviamo e ricordiamo che, soprattutto in Italia e forse nei paesi, diciamo, dell'area del Mediterraneo, il nostro stile è sempre quello di accompagnare la bevanda, il cocktail, a un momento di socialità, quindi abbinato a un alimento, a uno scambio culturale, diciamo, a uno scambio tra amici. Quindi questo è il nostro modello, il modello culturale a cui siamo stati allevati, no? In fondo anche i nostri nonni ci hanno insegnato magari a bere vino in compagnia durante le riunioni familiari, anche durante il pasto. E quindi questo è un modello importante che noi vogliamo continuare a promuovere non solo in Italia, ma anche all'estero, dove invece incalza una politica molto più restrittiva verso invece un consumo contro un consumo che invece che diventa magari un abuso, al quale noi siamo completamente contrari, ovviamente. E in merito a quello che diceva prima, quindi quello relativo alla questione relativa al consumo, nello specifico il consumo dei più giovani, ovviamente maggiorenni, ma che si approcciano per la prima volta magari a un certo tipo di prodotto, lei quale pensa dovrebbe essere il messaggio per in qualche modo educare anche magari le nuove generazioni di consumatori? Ma è importante che i ragazzi capiscano che è meglio bere bene e bere meno, perché fortunatamente adesso hanno a disposizione tantissime possibilità di assaggiare dei buoni prodotti, dei buoni cocktail. Sul mondo della scena del beverage, della mixology, si sono affacciati tantissimi professionisti molto molto in gamba, che quindi sanno miscelare i prodotti, diciamo, in modo egregio e che quindi ti fanno assaporare i vari paesi, i vari prodotti. Anche, diciamo, spaziando da un paese all'altro, visto che nel settore degli spiriti è possibile farlo. Per quello che riguarda anche il vino, la stessa cosa. Ovviamente, magari per i più giovani sono più facili dei vini freschi, però anche qui abbiamo dei prodotti di qualità. Bisogna imparare a chiedere, conoscere, avere la curiosità di imparare le bellezze del nostro paese, che sono anche enogastronomiche, e quindi il divertimento anche dell'abbinamento cibo-vino o cibo cocktail, che sta diventando anche questa una gran moda. Quindi io spingerei i ragazzi ad avere tanta curiosità, a imparare tante cose nuove, e anche per i ragazzi un argomento, se vuole, di conversazione con le ragazze, fare vedere che si conoscono i prodotti di qualità, ed è anche un mondo molto molto divertente, che ha tantissimo da esplorare e da conoscere, e peraltro può diventare anche una scusa per viaggiare il nostro meraviglioso paese alla scoperta dei tanti vini e delle tante tanti prodotti che noi produciamo. L'ultima domanda prima di lasciarla lì, di restituirle patente e libretto, riguardo ovviamente la sua elezione. La dottoressa pensa che magari l'essere stata eletta possa raffigurare, come dicevamo tra l'altro fuori onda, tra virgolette essere specchio dei tempi e quindi raffigurare un messaggio non tanto politico quanto magari sociale? Se fa riferimento al fatto che io sia donna, sicuramente, nel senso che soprattutto nella nostra federazione noi rappresentiamo aziende di marca imprenditoriali, ovvero in cui spesso c'è una famiglia o un imprenditore a capo dell'azienda. E quindi in qualche maniera la presenza femminile sta aumentando anche nelle famiglie imprenditoriali. Spesso le donne si affacciano a posizioni di dirigenza e di gestione dell'azienda. Quindi io credo che sia un naturale specchio dei tempi e che non bisogna proprio di tanto meravigliarsi. Ottimo, grazie mille per essere stata con noi, buon lavoro, congratulazioni di nuovo Grazie e a presto ai nostri ascoltatori, ci vediamo presto su betterfood.com channel, mille. a presto. Arrivederci.